Occhi che si facciamo quattro zucchine qua a chilometro zero al gusto panda, al gusto Citroen o al gusto Ford, al gusto Audi. O lo facciamo al gusto Agip, gusto Lukoil. Chilometro zero al gusto oncologico. Non dovete fare così. Caglietto fin. Appena vedono un cagnolino, un cane alcune volte, da quando li ho portati in campagna, diventano più asociali. Allora, wow, gli fanno così, lo spaventate, non giocate. Ehi, oppure vi prendete un morso. Capito? Vedete che bello qua. Proprio, allora, prossimo argomento. Questo che sto trattando. Perché parlavo con una persona su internet. Mi scrivevano delle cose che non capiscono forse neanche loro, di cui io sono certo. A posto di parlare degli altri, bisognerebbe aprire gli occhi intorno a sé. Ecco, questa è una buona zona, mettiamo, per fare del pomodoro pachino, del basilico, prezzemolo, piante officinali. È lontano dalla strada. C'ha la salinità. E guarda come cresce in questa tunnel, in questa cosa protetta, tenuta logicamente malissimo. Piena di sostanze organiche fossili in decomposizione. Ma lo fanno nel bordo delle autostrade, accanto ai garage, nei palazzi, nei balconi, nei terrazzi di centri cittadini, di metropoli, posso capire nei paesi, o ti fai il balconcino qua con col basilico, con le zucchine, con in un posto del genere, bene o male lo smog è poco, ma nei bordi delle autostrade, i metalli pesanti, ci sono anche le leggi, c'erano le leggi, una volta mettevano gli abeti, i pini, gli oleandri, per distanziare, per purificare i terreni, per tutti dei motivi che oggi con questo chilometro zero, finto, e infatti attorno a questi posti cioè, è pieno di oncologi, quindi mangiate spazzatura, a posto di pensare, molta gente, uno mi scriveva, una, non lo so, mi scrivevano, ah, in Olanda fanno il pomodoro in serra, non lo so quello che fanno in Olanda, il pomodoro in serra, so quello che fanno qui, e quello che fanno qui non va bene. Come al solito, diciamo, ma come al solito, queste sono manie. Manie di tumori. Purtroppo l'italiano tende sempre a sporcare le cose altrui e a vedere nelle proprie cose, che sono tante volte anche cose altrui, perché il pomodoro viene dall'America, circa, le cose là, il figo d'India è un cactus messicano con una cosa indica, l'arancia, se no è una roba cinese che hanno trovato nella macchia mediterranea, nella pacchiera mediterranea, come se fosse una vulva, una figa, hanno trovato il massimo splendore. Perché? Perché il substrato, cioè quello che ci stava sotto, è fatto di materiale organico di pesce, di
di tutte queste cose qua. A cui poi sopra, com'era qui, com'era la Villa Polite, cose, si è sovrapposta della terra. E quindi con i sedimenti di sabbia, pesce e cose varie, la terra sopra, tra rocce splendenti, materiale lavico. Andiamo di qua, Tofì! Sì, il suolo si arricchiva e riusciva ad avere diverse. Tofì! Sht! Sputa! Andiamo di qua, ehi! Andiamo! Riusciva ad avere una moltitudine di biospecie, cioè le piante si trovavano benissimo. Ma questo non ha più niente a che vedere. Aspetta, vado a prendere a Tofì, perché già non mi sta piacendo cosa sta cercando. Vieni, vieni! Questo non c'entra un cazzo con quello che viene fatto oggi. Soprattutto confondere, confondere la roba alimentare. Confondere la roba alimentare con la roba ornamentale, cioè i fiori di bellezza, rose, queste cose qua con citriole e zucchine, perché è tutto completamente diverso. Quindi la fitotossicità, questo purtroppo molta gente italiana si sentono i migliori, i migliori, i migliori, qualunque cosa. I migliori a fare venire i tumori, anche perché sono molto più alti nella nostra zona rispetto. Quindi ci sono dei controsensi nell'italianità che parla di tradizioni, di cultura, di cose, che poi purtroppo nel commercio e nella tecnologia, ieri ne parlavo con mia madre, non so se capiva, nel commercio che deve essere sempre più convulsivo e deve essere sempre più competitivo nel sistema, per questo a me non piace trattare cose alimentari, alimenti, distribuzione, vendita di cose, mi piacerebbe il turismo, anche se anche lì diventerà sempre più competitivo, convulsivo. Se cercano di uniformare una zona, dice qua vogliono, io penso che il turismo, come l'alimentazione, le cose deve essere varia e cercare di essere più sana possibile, ma non si può escludere i prodotti industriali, commerciali nel grande mercato, perché non è possibile commercializzare più di tanto un prodotto sano. Un prodotto più sano è, più lo devi raccogliere e mettertelo in bocca. Più lo devi raccogliere, conservare, spedire e fare, più ha bisogno di trattamenti alla cera, trattamenti più o meno invasivi. Questa è la realtà. La stessa cosa capiterà nel turismo, se vogliono uniformare una zona, non ci sarà un multiturismo, cioè non ci sarà diverso tipo di gente, vogliono tutti quelli con le roulotte nuove, 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 o non ne vogliono proprio, vogliono tutti alberghi, alberghi, alberghi di un certo tipo, o con normale o suite, normale o suite, invece il vero turismo è fatto da diversi tipi di gente, che magari hanno i soldi in tasca, però quando si spostano, o a casa, ma quando si spostano, si spostano con pochi spicci, oppure persone che magari gli piace farsi una cosa di lusso, quando invece hanno uno stipendio normale, però se lo sono messi e si vogliono sparare una cosa. Allora, quello è il mondo vero, quello che stiamo vivendo, quello che si pompa per mentalità, per le cose, porta delle contraddizioni enormi. Comunque la serrificazione è una buona, anche perché puoi scoprire, proteggere ormai con tutte queste polveri. Probabilmente, non so, non avete mai visto tutta la zona industriale sparsa in Italia, gli inceneritori o chi coltiva nelle zone dove c'è il nucleare, dove ci sono i reattori, in alcune cose, non lo so, non avete mai visto Venezia che sprofonda da anni con soluzioni fantascientifiche, ma a livello proprio dei Flintstone, preistoriche. E invece ci sono dei paesi che utilizzano, che magari non hanno un reattore bassissimo, sbagliato, comunque che sia o giusto che sia, ma non coltivano là sotto, non coltivano nelle zone, proteggono con una cosa, non hanno
una città che sprofonda, perché già nel 1800 loro erano avanti nelle cose. Mamma mia, Tofì! E chi si ha mangiato? E chi ti ha mangiato? Non è Tofì questo, eh? È stato qualche mastino tibetano. Andiamo! Ano, ano. Con ano industriale. Dico che questi paesi non hanno questi problemi. Ma non ce l'hanno in percentuale alta come l'Italia. Cioè non ci sono delle contraddizioni ovunque. Quindi una delle contraddizioni potrebbe essere perché non coltivano il cibo in maniera più tranquilla e naturale. Io lo so perché nelle colline, so Palazzolo, nella zona di Floridia, Boccheri, cioè lontano Buscemi, lontano con le serre anche, quindi lontano, andiamo, shh, lontano da smog, perché? Per non inquinare con i mezzi. E lo fate dove circolano i mezzi, e lo fate al centro delle autostrade, delle strade. Vai, 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 vai. E lo fate nelle città inquinate, lo fate sotto nella zona industriale, perché non potreste ripristinare i trenini, potreste utilizzare l'elettrificazione, o certi tipi di mezzi, le vecchie ferrovie. E cose simili per poter usufruire di o andarvelo a prendere in certi posti per andare nelle colline, lontano dai centri abitati, per produrre delle cose. Com'è sto chilometro zero di tumori? Cioè, com'è possibile coltivare in zona ad alta densità di circolazione, di traffico? Perché non vanno lì? Perché fanno così per non inquinare? Quindi loro, a posto di spostarsi con mezzi inquinanti, preferiscono coltivare dove girano mezzi inquinanti. Ma pare che voi italiani avete una grande confusione. Così come nel commercio, che si parlano di commercio, di imprenditori, di cose, gente che viene tassata tantissimo, negozietti piccoli che sembrano chissà che cosa, ma fatturano neanche 10.000 euro al mese, quindi alla fine il guadagno netto è come un operaio. E che alla fine il guadagno netto non è come un operaio perché non pagano le tasse, non fanno tutti gli scontrini, perché evitano di essere super detassati, perché prendono personale in nero o con contratti inappropriati. Quindi non è più come un operaio lo stipendio, ma se lo gonfiano un po' di più. Se dovessero pagare tutto e tutti, uno che apre un negozio e fa 10.000 euro netti di qualche cosa, 10.000 euro lordi, anzi non netti. Se paga tutto e tutti in Italia, compreso il personale, cosa alla fine si mette in tasca quanto un operaio, quanto un operaio, e non è un imprenditore. E quindi per guadagnare di più devi imbrogliare, devi prendere il personale con contratti inappropriati o non farglieli completamente e fare tutte queste cose qui. E quindi siamo un'altra volta lì. Quindi alla fine tutti questi negozi, negozietti, negozi, per dover continuare, visto che sono tassati come se fossero gente che guadagna, per poter guadagnare devono non pagare, devono, tu dici, ah non è vero, pagano lo stesso, devono eludere. Cioè è possibile che in Italia qualunque attività commerciale, qualunque ufficio, qualunque
posto pubblico privato, c'è una grandissima maggioranza di persone che hanno avuto problemi e hanno e avranno nel corso logicamente di 10 anni, di 20 anni se ci arrivano, o pensioni o stipendi o cose, problemi di tipo legale. Tutti, tutti. Commercio, tutti si sentono onesti, onestissime cose, poi vai a vedere e tengono, ah vabbè, ma da noi si usa, tengono la gente in nero, tengono, certo, se non paghi le tasse, se non paghi il personale bene e prendi 10.000 euro lordi al mese, alla fine prendi il doppio di quello che prende un operaio. Ma stai facendo giustamente, non stai pagando, cioè stai facendo un crimine. Non stai pagando giustamente delle tasse pesanti per cercare di vivere, però non lo racconti, non lo dici. E vi sentite imprenditori. Io ve lo dico perché so la differenza tra una cosa che mi fattura nei corrispettivi 100.000 euro al mese e una cosa che nei corrispettivi mi fattura 10.000 euro al mese, lorde, come personale, come in tutti gli aspetti, in tutti gli aspetti. C'è una differenza enorme. E il mercato è troppo competitivo, il mercato è troppo competitivo e quindi bisogna cercare di emergere. Perché sono uno che prende 10.000 euro al mese lordi, con un'attività sprofonda, questo è uno che ne prende 100 lordi, ha più possibilità di gestire le cose, o contratti inappropriati, o in nero, o eludendo certe tassazioni, certi vincoli, certe regole fatte tutte a cazzo di cane. In più il prodotto, la qualità dei prodotti, le cose. Cioè, penso che proprio gli italiani dovrebbero guardare, piuttosto che cercare di sfasciare le cose degli altri, dovrebbero cercare di guardare le proprie cose e le contraddizioni. Contraddizioni non per altri, perché per altri è speculazione, cioè ci guadagnano queste cose. Hello peoples, Shengauri Mori. Solo gli italiani non si rendono conto di essere un popolo misto, con delle tradizioni giuste e sbagliate, ma popolo misto per non dire che rubano le cose dal mondo o che comunque è un popolo dove è passata, è passato, sono andati in tante parti del mondo, cioè hanno girato il mondo, comunque che il mondo è passato da qui. Non se ne rendono conto e purtroppo molti sanno solamente prendere, o non si rendono conto di prendere, di avere preso, di avere mischiato con altre cose, e poi cercare di distruggere dove invece funzionano alcune cose, logicamente non tutte, o comunque sono espresse in maniera chiara, veritiera, cosa che in Italia è impossibile. Hello peoples, prova a passare sulle strisce della. Per quale motivo dico provo? Sono talmente tanti i motivi. Vabbè, andiamo, vai, 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 vai. C'è troppo traffico là, in queste zone. Perché? Perché fare sempre più traffico? O non farne proprio traffico, per poi rifare traffico. E se non li fai fare traffico, quando lo vogliono fare, sono cazzi. Capito? E se fai traffico, quando invece non lo vogliono fare, sono cazzi questi.
cazzi di cane. Stupidi.